Bentornato Sotteso da Andrea Succhiariamoci, bentornati di nuovo a tutti. Ciao Chiara, cioè, comunque visto, ancora siamo in onda perché comunque visto tutto quello. Ah, voglio fare una piccola premessa proprio di un Sì. minuto perché non ne vale più tanto, no? Allora, secondo me non credo che siamo noi il problema della Federazione Italiana Gioco Calcio, che c'era tanti di problemi, no? Questo è il Certo. problema. I problemi ce n'hanno tanti, esistono tanti. Una nazionale che non è andata al mondiale è un problema comunque. Certo. Quindi penso che se noi siamo il problema della Lega Calcio, o quantomeno della Lega Calcio, quanto riguarda la Serie C, la cosa è grave. Diciamo sì, andrebbe rivisto un attimo la gerarchia delle priorità, secondo Certo. me, ecco, Andrea. Anzi, io penso che noi nel nostro piccolo abbiamo sempre un po' contribuito a dare risalto a questa categoria professionista che non viene mai poi citato, che in realtà, insomma, più di tanto. Penso di sì. Quindi, insomma, visto che ci seguono, perché poi alla fine bisogna essere onesti, no? Dicono non ci seguono, allora ci seguono, credo che forse noi siamo il problema minore, no? E appare evidente che noi due ormai andiamo avanti da un anno, più di un anno, con questa trasmissione, e noi diciamo quello che pensiamo, che se no verrebbe meno la trasmissione, no? Penso, no? Se no, chiariamoci, non sarebbe il termine calzante, insomma, il nome per questa rubrica, ecco. Se no, parleremo di altro, no? Certo. Parleremo di altro. Quindi questa prima breve, diciamo, questa piccolina introduzione, perché giustamente Era era doverosa, doverosa, Andrea, era doverosa, secondo me. e chiudiamo con un'altra introduzione, che se la riforma è quella prevista, credo che quella c'è e ci mette più in difficoltà di tutti, più che eventuali censure, no? Perché Certo. vogliono far diventare una di eccellenza, quello che Certo. una di eccellenza, che poi non capisco una cosa, no? Perché poi certe cose dovrebbero spiegare. E per questo noi veramente io inviterei qualcuno, venisse, venga qui da noi. Quant'è? 20.000, 30.000 view, 5.000, 1.000 view, quello che sia, sia. Viene e ci spiega una cosa. Ma se Cerignola Foggia si gioca a porte chiuse, e altri derby regionali si giocano a porte chiuse, perché? Perché attenzione, le questure, le prefetture diffidano da realizzare questi match che sono ad alta tensione, no? La Attenzione, strategia della certo. Lega è quella di fare tutti i derby regionali. Sì, infatti per incentivare questo e poi andare a fare tutti i match a porte chiuse praticamente, aboliamo del tutto la tifoseria. No, io Andrea ho ripostato appunto il sondaggio fatto da Serie C Gol dove ho visto appunto che i tifosi sono tutti contrari, non solo poi tra l'altro i tifosi a questa riforma perché ha dell'assurdo, no? Ha un po' dell'assurdo, no? O quantomeno incoerente, no? Perché allora, perché porte chiuse Cerignola Foggia o altre partite, se è alto rischio? Poi diventano tutte alto rischio. Ma penso, non lo so. E credo che poi c'è un altro problema, che fare una riforma del genere vuol dire spengere le telecamere sulle partite. Sì, ma penso che, se, cioè, dirò una cosa abbastanza grave, ma penso sia quasi questo l'obiettivo, perché altre ragioni non ne vedo, cioè, Per spengere le non. telecamere, per far sì che le partite Sì. siano, potrebbe, anche perché appare evidente, con tutto il rispetto per Eleven, Danzon, cioè, mettere energie per derby locali, non so quanto li rispetto. Ma quello che è assurdo è che nell'arco di un anno si è cambiato appunto da quelle che dovevano essere 30 squadre, adesso addirittura a fare la regionalizzazione del campionato di Serie C, da un estremo all'altro praticamente siamo passati nell'arco di un anno. Quindi questo denota sicuramente c'è un po' di confusione su quelle che sono le scelte per la Serie C. Tutto qua. Noi siamo sempre qui pronti, cioè Chiara, lo sappiamo tutti, quindi insomma, se vuoi farsi pure che c'è Sì, sbagliato. assolutamente. Aperti sempre al confronto, anzi, farebbe piacere. Visto che la Lega ci raggiunge in ogni modo, ci potrebbe, insomma, dire uno, visto che non capite niente, che quindi cioè, poi ci può essere pure, no? Mica, uno può anche cambiare idea, no? Magari motivazioni. Poi lo sai, un conto è leggere la dichiarazione, un conto invece è venire qualcuno in trasmissione e ci racconta la Certo, metterci comunque la faccia, esprimere faccia, anche la motivazione di questo, e certo, una cosa completamente diversa. magari ha dei dati che noi non sappiamo.
Certo, c'è magari una motivazione logica, per carità, però se nessuno la spiega, di Guarda. logica ben poco questa decisione, che secondo me Andrea non si attuerà, rimarrà tutto com'è, perlomeno spero, come si è sempre fatto d'altronde, perlomeno questa volta a me non si andrebbe a peggiorare. Va bene, passiamo ai gironi, dai, che oggi è una puntatina molto stretta, però passiamo ai gironi nostri. Esatto, anche perché si è giocata da poco la Coppa Italia, appunto una di queste protagoniste è stata appunto il Vicenza che è andata a Viterbo a Rocchi per i quarti di finale, un Vicenza che attualmente è in pole position in girone A, che sta facendo bene, un Pordenone invece che ha avuto un arresto. Sì, credo che il Vicenza abbia trovato la quadratura del cerchio e quantomeno sia in questo momento la favorita, no? Anche Sì, perché assolutamente. Sì, Pordenone si è vero. sconfitto completamente, quindi credo che questo gli abbia creato non pochi problemi, no? Infatti si è spento il Pordenone e Vicenza che sta andando al massimo, i giocatori più forti, la nuova allenatore ha portato nuova mentalità. E in questo momento chi è primo è favorito, no? Però certo ancora non è finito il campionato, anche se Sì, Padova. esatto, siamo alla 18ª giornata, quindi ancora, anche per chi li sta come così Non è tanto, così. dietro al Vicenza ci sono quelle quattro squadre che stanno tutte là. Purtroppo male male la Triestina. Malissimo. Che, ecco, appunto, è partita, se vogliamo, male, sta continuando questo trend, sicuramente non giova, non so, Diciamo che se col mercato di riparazione a gennaio o qualcosa. la posizione è strana, è difficile, perché poi Sì. se non sei abituato giù diventa complicato. Quindi insomma, girone A con Vicenza protagonista in assoluto. Girone B. Assolutamente. Girone B abbiamo questa Reggiana che già un po' dallo scorso anno era una delle favorite e il Gubbio che sta facendo E bene, una corsa a due in questo momento, Gubbio, grande rivelazione, col suo allenatore che scatta. Annata ad Avellino, che però poi dopo vediamo Avellino, quindi insomma non era tutta colpa sua, Andrea. No, esatto. Anche perché Braglia è un grande allenatore, quindi diciamolo, per insomma la ha Serie trovato, C. perlomeno ha trovato la dimensione più Sì, distinto, assolutamente. e credo che comunque è un bel duello, anche se la Reggiana probabilmente è favorito, no? Più Sì, abituato. questo già da inizio campionato, la Reggiana appunto era stata data come favorita anche per lo scorso anno, che ha fatto un ottimo campionato, sicuramente migliorato e smussato dove lo scorso anno è andata, anche un po' per la sfortuna, se vogliamo. Quindi. E poi comunque, anzi, invece ritornando alla Serie C, complimenti a quel giocatore lì che giocava col Bari, Wahid Khedira, no? Che ha Che giocato dire, ieri sì. gli ottavi di finale, insomma, ha sbagliato un gol solo al terportiere, ma comunque complimenti, perché giocava in Serie D, poi in Serie C, poi in Serie B, quindi questo cosa dimostra? Dimostra che probabilmente il calcio italiano è un po' cieco, perché magari ci sono dei ragazzi che se potessero giocare, ragazzi italiani, dico, magari potrebbero diventare protagonisti poi in nazionale, no? Purtroppo credo che il calcio Concordo. abbia bisogno di una riforma, no? Facciamo un esempio, la Germania, che comunque non è che non è andata al mondiale, è stata eliminata al primo girone per 8 anni di seguito, 2 volte di seguito, ha deciso comunque di valorizzare al massimo i giocatori tedeschi e dar vita ad una grande riforma. E se la Germania fa una riforma per essere eliminata al primo turno mondiale, credo che un nazionale che da 8 anni non va al mondiale, credo che Direi che è necessaria, sia penso, la necessaria, no? riforma ormai il calcio italiano, Penso che sia quindi. necessaria, anche perché solo vedere il mondiale in televisione non è che sia più belle, soprattutto per una nazione che vanta una tradizione storica. Certo, c'è cioè una storia calcistica non indifferente, Appunto, assolutamente, Andrea, penso che chi sa i concordo. vertici dovrebbe un attimino riflettere. Però purtroppo la differenza è molto semplice. In Germania hanno dato tutte le dimissioni, come penso che sia. Da noi dimissioni non esistono. Mi vedi, Andrea? Sì, ti vedo, ti vedo. Probabilmente Ok. perché gli organi sono troppo puntati su di noi. Lo so, credo che questa cosa è molto spiritosa. Allora, vabbè, andiamo al girone C, dai, che poi è l'ultimo dei gironi. Sì, assolutamente. Andiamo al girone C dove ormai penso che il Catanzaro si è appunto rivelato la big di tutta proprio la Serie C, ormai sta partendo per la sua corsa, invece un Pescara che sembrava aver trovato la sua dimensione, ma ormai quasi in fase d'arresto, se vogliamo. Pescara, che è il Crotone che sta lì, ma credo che la differenza sia notevole.
un po' Concordo. per alzare un po' la Ternana di Altra di 2 anni fa. Esatto. Sembra una squadra un po' Anche schiacciata. indipendentemente, ecco, dal fattore punteggio, il Crotone ha un po' in meno rispetto al Invece Catanzaro, tu che sei Andrea. di là, Viterbese, male, male, male. La Male, male. Viterbese male, 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 ce la troviamo in penultima posizione, cambio d'allenatore, quindi un po' di squilibrio anche il direttore sportivo, quindi c'è stato un po' uno squilibrio anche a livello societario. A me sembra un po' il remake dello scorso anno. È questo l'errore, insomma, non sono stati corretti gli errori dello scorso Poi ha anno. perso Anche pure in con... Però Monterosi io è stato un attimo di arresto, di sai qual è il assestamento. Monterosi? Già una realtà, adesso tutto il rispetto per Monterosi e Viterbese, comunque sono due realtà diverse, no? Certo. Però certo, poi questo derby, no? Poi risolto alla fine, sono particolari e credo che comunque dei problemi tanti. Che poi è un girone difficile, c'è un girone difficile, Ah, assolutamente, però c'è assolutamente, spazio per tutti, concordo. dai, il tempo che... Concordo, però diciamo che lo squilibrio societario c'è stato quando inizia a cambiare il direttore sportivo e l'allenatore, un qualcosa c'è, ecco, quindi. E non sono sincera, Andrea, non credo che neanche il mercato di gennaio possa far miracoli. Sembra un po' il remake dello scorso Poi lo sai anno che secondo me e io la vedo anche un'altra cosa rivedute nei presidenti, sai, queste possibili riforme, queste, non lo so quanto certezza ti danno per andare avanti, cioè pure questo va conta, no? Perché io comunque se io fossi un presidente un pochino mi allarmerei, e comunque... Certo, Andrea, ci sono degli investimenti, la Serie C l'abbiamo sempre detto, non è un campionato in cui uno spera di guadagnarci più di tanto, perché le spese sono molte, le entrate, purtroppo il ticketing è quello che è, i diritti televisivi lo sappiamo bene, quindi nel senso è ovvio che poi senti anche determinate notizie, il presidente stesso secondo me è scoraggiato, specie una situazione già come viene dallo scorso anno, che non è stata facile, quando per salvarti comunque poi devi fare anche dei grandi investimenti. Concordo. Poi se noi andiamo a vedere una situazione un po' diversa come il Cesena, no? Che comunque tifoseria veramente arrabbiata con la dirigenza, però sai che anche la dirigenza inizia ad avere un attimino dei dubbi. Cioè, purtroppo, Certo. sai, se uno fa un investimento pensando di avere un certo livello di competitività e anche di importanza, se poi va in prospettiva a scendere questo livello, scende tutta la categoria. Esatto, Andrea, si è entrato il punto. Se neanche il guadagno economico che ben sappiamo può avvenire alla Serie C, ma perlomeno quello che è a livello sportivo, uno se l'aspetta, anche quello viene meno per decisioni prese comunque dall'alto, è normale che Facciamo il confronto: i presidenti. se uno acquista una squadra in Inghilterra di terza categoria, se va in Serie B diventa milionario. Certo. Se uno compra adesso estero, gli propongo una squadra di Serie C italiana, per essere sicuro, come dico, tra 2 anni di andare in Serie D, comunque vada, non perché a livello calcistico, non lo so, c'è un po'. Certo, io sui pensieri ben due volte per fare un Delle investimento altre del volte. genere. Io sarò relegato a farmi sempre, dico, Monterosi, Viterbese, Foggia, Cerignola, Cerignola, Foggia, Foggia, capito? Non lo so, Sì, esatto, a un Andrea. certo punto uno due Ma calcoli. se anche l'anno scorso, se non erro, c'era tanto interesse dagli investitori stranieri nelle società DC, quest'anno vedo che non c'è neanche più quello e questo secondo me è un grande campanello d'allarme. Anche perché poi dimostra che chi ha fatto investimenti e si è ritrovato in Serie B, tipo Grosseto, lo stesso Arezzo, e poi sta pagando delle conseguenze gravissime. Non lo so, quindi, Concordo. cioè lì a un certo punto diventerebbe una retrocessione de facto di tutte le squadre, indipendentemente dal piazzamento. Certo. Quindi non lo so, io credo se uno ha dei soldi, fondo straniero, ci pensa, no? Certo. Va bene, credo che sia tutto. Insomma, seguiteci Sì. martedì prossimo quando avremo le date. Questa volta è colpa mia, una volta è colpa Assolutamente, mia, quindi ci assolutamente. prendiamo le colpe, però andiamo avanti. E grazie Grazie di tutto, alla prossima. di tutto, alla prossima, succhiariamoci YouTube. Ciao. Ciao.